Abbiamo detto che andiamo a prendere l'acqua da tutte le parti. Per esempio, la andiamo a prendere dalle falde. Quando la falda non pensa se stessa a scaturire come sorgente, noi andiamo a vedere se la falda, per esempio, è sufficientemente vicina alla superficie e la andiamo a intercettare. Questo per esempio è un pozzo, otteniamo quindi quello che si chiama un pozzo. La superficie della falda, che in questo caso è una falda freatica, quella che vedete disegnata dalla linea tratteggiata, una caratteristica sulla quale voi sicuramente dovreste avere delle nozioni, ma che comunque andremo a ripetere qua nei prossimi 4 ore, 20 minuti, è quella di che questa superficie, nel momento in cui la pompa entra in funzione, si abbassa, cioè un abbassamento della superficie, sia quella freatica. Nel caso invece della superficie di una falda artesiana è confinata tutta all'interno di un determinato spessore, quello che si abbassa non è il livello della falda, bensì il livello del carico piezometrico. Come vedete, questa è una pompa sommersa che agisce, e poi la pompa non solo sottrae l'acqua all'acquifero, ma anche la manda su una specie di opera di presa che vedete disegnata in alto. Questa è del tutto simile alle opere di presa che abbiamo visto da sorgente, salvo il fatto che l'alimentazione arriva qui da un impianto di pompaggio che invece prende l'acqua dalla falda. Come vi ho già detto, le acque di falda generalmente non sono una, cioè noi non ci pensiamo, ma non sono una risorsa rinnovabile in senso stretto, come non lo è il suolo, per dire. Perché queste falde, queste acque che noi andiamo a emungere, sono acque molto vecchie, hanno centinaia di anni. Quindi noi, lo stato delle falde è la media del clima che c'è stato negli ultimi 100, 200, 1000 anni, in alcuni casi anche 1000 anni. E quando andiamo a consumare tanta acqua dalle falde, poi ci vorranno altrettanti anni per però di un clima adatto per poterle ricostituire. Può sembrare un'affermazione esagerata, perché dicevamo quanta acqua c'è in falda, ce n'è talmente tanta, ce n'è un mare per modo di dire, ma certamente gli emungimenti in alcuni casi sono rilevanti, e se non esauriscono la potenza della falda, certamente comportano abbassamenti della falda molto rilevanti. Il caso che di solito cito è quello della città di Milano, con vari impianti di pompaggio nella città, specialmente quando all'interno della cintura urbana c'erano le industrie, che adesso le industrie manifatturiere si sono spostate fuori, e anche quelle invece all'interno della cintura urbana hanno cambiato carattere, quindi non hanno più pompato l'acqua, e a quel punto le falde sono salite. E per esempio molti parcheggi interrati che erano stati costruiti negli anni 80 o negli anni 70 sono stati sommersi dalle falde che sono risalite. Vabbè. Come facciamo a capire, per esempio, come funzionano le falde, quali sono le caratteristiche delle falde? Beh, il nostro punto di riferimento è il moto dell'acqua nelle falde. Il moto dell'acqua delle falde deriva dalla legge di Darcy, che fra poco enunciamo, ma che voi già so già che conoscete già. L'esperimento di Darcy è quello che vedete rappresentato qui. Di che cosa si tratta? Si tratta di una colonna riempita di sabbia, in questo caso, con due manometri, uno in alto e uno in basso, e un rubinetto sul fondo. E in alto, in verità, c'è anche un rubinetto in alto che fornisce l'acqua e satura tutta la colonna. Quindi la colonna è satura,
da si misura la pressione manometrica in alto e la pressione manometrica in basso, con un manometro in questo caso a mercurio. Apre il rubinetto e lascia scorrere l'acqua e nello stesso tempo misura quant'è il flusso di acqua che si misura nel rubinetto. Questa è la riproduzione moderna di due dei suoi esperimenti. In particolare, che cosa faceva lui? Lui all'interno di uno stesso esperimento variava il livello dell'acqua iniziale, cioè del campo sacro, la lunghezza della colonna, la larghezza della colonna, e andava a misurare le varie quantità. Q qui è la portata, e lui ha osservato che la portata è direttamente proporzionale all'area della colonna, la sezione in pianta della colonna, inversamente proporzionale alla lunghezza della colonna, L2 meno L1, dove L2 è il livello superiore della colonna ed L1 quello inferiore, e direttamente proporzionale alla differenza fra le due pressioni manometriche H2 meno H1 che lui misurava nei due manometri, H2 è quello in alto, H1 è quello in basso. Allora, questa espressione, che è quella ottenuta in alto, come si può riscrivere modernamente? Beh, la possiamo riscrivere intanto come flusso, andando a dividere la portata per l'area. Portata a metri cubi al secondo diviso l'area a metri al secondo, una quantità, diciamo, una portata volumetrica per unità di area. Questa risulta proporzionale ad H2 meno H1 diviso L, mettiamo una costante di proporzionalità, che è K, che poi andremo a chiamare conducibilità idraulica. Questo K è, come vedete qui, e da questo grafico che poi vado a leggere meglio, è il coefficiente angolare di queste rete che sono disegnate, perché in ascisse abbiamo H2 meno H1 e in ordinate abbiamo la portata. A seconda delle diverse serie di misure questo K variava, quindi a seconda della sabbia che c'era dentro, per esempio, il K variava, ma all'interno della stessa serie il K rimane costante, esattamente come ci si aspetta dalle leggi di proporzionalità, anche se qualche elemento quindi di variabilità è presente e rappresentato dalle due serie di misure. Beh, H2 diviso H1, poi noi moderni come noi contemporanei, ma già da un bel po' di tempo, come lo identifichiamo? Questo si può pensare come il gradiente di H, dH su dz, se H2 ed H1, se noi dividiamo la nostra colonna in tanti piccoli settori, abbiamo delta H diviso delta L, e idealmente facendo tendere questo delta H diviso delta L entrambi a zero, otteniamo dH su dz. dH qui è compreso come differenza tra le altezze piezometriche, ma in realtà nella slide successiva andiamo a vedere che esso è imparentato con una cosa che conosciamo benissimo. Quindi il nostro flusso è K dH su dz, K la conducibilità idraulica, dH su dz il gradiente del carico idraulico. Qui il carico idraulico è solo sulla verticale, poi nel seguito dell'esperimento di Darcy che fu fatto nel 1856, Darcy era un ingegnere che ha scritto un libro sulle fontane, che si intitolava Sulle fontane di Digione, cioè cercava un modo per costruire appunto gli acquedotti e le fontane. Nell'ambito di questo suo lavoro ha fatto questi esperimenti che nel suo libro, che non so di quante centinaia di pagine sia, un po' di pagine verso la fine sono dedicate a questi esperimenti, che poi sono quelli che hanno reso famoso Darcy naturalmente. Allora, il modo di capire in realtà che cos'è questo H, la pressione manometrica, è quello di osservare che la pressione vera e propria si può pensare come la differenza, che cos'è? La pressione
Qui la pressione manometrica, tra l'altro noi la misuriamo in metri, la pressione noi di solito la misuriamo in pascal, ma se volete con una forza diviso una superficie. Per ottenere dalla pressione manometrica la pressione vera e propria dobbiamo moltiplicare con il peso specifico, cioè ρ g, come vedete nella terza formula sotto lì. Ρ gh quindi è l'altezza manometrica misurata da un certo punto ad un certo livello h, z è un livello di riferimento e quindi il nostro carico, la nostra pressione su un piano z qualsiasi è h meno z, perché comunque possiamo pensare che la pressione qui sia, si distribuisca secondo un carico idrostatico. Invertendo quella formula otteniamo che h è uguale a z più p diviso gamma, oppure ρwg gamma se è il peso specifico, e voi immediatamente riconoscete che cosa in questi due termini, due dei tre termini della componente di quello che è il famoso trinomio di Bernoulli, che rappresenta l'energia posseduta da un volume unitario di acqua, di massa unitaria di acqua in un qualsiasi punto. In questo trinomio di Bernoulli manca la parte di quadro diviso 2g. Perché manca la parte diviso 2, un quadro diviso 2g? Perché evidentemente il gradiente dell'energia cinetica, l'acqua ha una sua energia cinetica internamente della colonna di suolo, si muove, se vogliamo, molto lentamente. Il gradiente però di questo carico cinetico è piccolo rispetto ai gradienti che si vengono a generare sia nella pressione sia nella parte gravitazionale che si viene a generare. Z infatti è la forza di gravità e P diviso rho g invece è proprio la pressione che viene esercitata, in questo caso la pressione che viene esercitata in primis è la pressione dell'aria sulla superficie della colonna. Quindi H è a pieno titolo il carico idraulico che voi avete imparato a riconoscere a meccanica dei fluidi, emendato dal termine cinetico. Dentro la parte cinetica non conta in questi moti di filtrazione all'interno dei mezzi porosi e del suolo in particolare. La conducibilità idraulica in realtà è una bestia cattiva, nel senso che non è propriamente una costante, ma poi sono stati fatti esperimenti con varie inclinazioni, ma effettivamente a seconda dell'inclinazione della mia colonna posso osservare che la K ha due componenti, addirittura non è neanche un vettore, in alcune situazioni in cui il mezzo è molto eterogeneo dal punto di vista della disposizione litologica, è un tensore a 6 termini dipendenti. E però noi in questo caso lo considereremo sempre uno scalare, non ci curiamo di questa variabilità. Se vogliamo poi sarebbe da dire che il K è sempre accoppiato ad un carico idraulico per ottenere il moto, no? In particolare il gradiente del carico idraulico. In realtà si vede che se i gradienti del carico idraulico sono molto piccoli, il moto non avviene, per cui il K non sarebbe definito per valori piccoli del carico idraulico. Parimenti, se noi mettiamo sopra un qualsiasi elemento, un carico idraulico, comunque un carico troppo grande, voi mi insegnate, se voi prendete un cubo di cemento e ci mettete sopra in compressione un carico molto grande, il cubo di cemento a un certo momento si rompe. Lo stesso succede per il mezzo poroso sottoposto a un carico idraulico molto rilevante, non possiamo metterci sopra una colonna indefinita di acqua. Questo, il carico tende a distruggere il mezzo poroso. E dice allora come fa in fondo
fondo all'oceano, 10.000 metri, evidentemente lì ci sono delle rocce che hanno proprietà meccaniche opportune che sopportano queste pressioni, ma i terreni superficiali non sopportano questi calici, quindi anche qui a un certo momento il mezzo si rompe e quindi non ha più senso parlare di conducibilità idraulica di questo mezzo. Bene, allora noi adesso andiamo con i nostri pozzi. Questo è il nostro esempio, vedete lì un bel esempio di un pozzo con una costruzione anche abbastanza complicata sulla sinistra. Pare sempre che si tratti di un acquifero freatico. La pompa è in funzione perché è disegnato l'abbassamento della superficie freatica, mentre nei casi a destra, subito a destra, quello diciamo un centro e quello a destra, la pompa non è in funzione perché la falda è orizzontale. Come facciamo a calcolare questo abbassamento? Almeno in prima approssimazione. Beh, uno dice, dovrei scrivere le equazioni del moto di quest'acqua. Le equazioni del moto sono certamente equazioni che tengono conto della variazione del tempo della superficie dell'acqua, ma in questo caso andiamo ad analizzare una situazione che riteniamo quasi stazionaria, cioè che si muove poco nel tempo. Lo assumiamo sia tale. Allora in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo un pozzo che è in una certa posizione, la larghezza del pozzo sarà un L piccolo, abbiamo cioè noi siamo ad una certa distanza R grande, il pozzo in questo caso è un foro circolare, quindi ha una simmetria circolare, e noi potremmo considerare quali sono le equazioni che regolano in queste condizioni stazionarie il flusso dell'acqua. Beh, in particolare la portata dell'acqua, che cosa sarà uguale? 2 pi greco r, se noi andiamo a misurare ad una certa distanza r dal centro del pozzo, sarà 2 pi greco r. Per che cosa? Per il flusso. 2 pi greco r per l'altezza h della falda, h che vedete qui è chiamato h1, è chiamato h2, ma io l'ho chiamato h. 2 pi greco x, dove x è la distanza, per h è la superficie del cilindro, la distanza x dal centro del pozzo, moltiplicata per il flusso jv, ottengo la portata a quella distanza lì, questa portata che evidentemente proviene dall'esterno e va verso l'interno nel momento in cui funziona la nostra pompa. Questa è la circonferenza di distanza x del pozzo, questa è l'altezza della falda e questo è il flusso laterale verso il centro del pozzo. D'altra parte, spero di avervi convinto che il flusso si calcola con la legge di Darcy, perché esistono più di un secolo, più di 150 anni di esperimenti che confermano che la legge del flusso in queste situazioni si può calcolare in questo modo, e questa legge vi dice che il flusso è uguale a K, la conducibilità idraulica del mezzo, per dH su dx in questo caso, dove H è il carico piezometrico. O meglio, il gradiente piezometrico. Allora vado a sostituire JV nella prima equazione e ottengo che Q è uguale a 2 pi greco x k h di h su dx. Questa è un'equazione, se noi, cioè uno banalmente come l'ho costruita, l'ho costruita per dare un'espressione per calcolare la portata. Ma se la guardo bene, questa è un'equazione differenziale perché compare un'equazione, un dh su dx, quindi una derivata parziale in questo caso, perché dipende anche dal tempo, dipenderebbe anche dal tempo sta roba. H è l'altezza della falda ad una certa distanza x, quindi è una funzione di x,
in teoria potrebbe essere anche funzione di x, ma in questo caso sarà una funzione media su tutto il volume che io comprendo all'interno tra il pozzo e il mio punto di misura, e 2π greco è quello che è. Quindi, essendo un'equazione differenziale, io posso tentare di andarla a risolvere. Come la vado a risolvere? Questa è un'equazione differenziale piuttosto banale. La maggior parte di voi non si ricorda come si risolvono neanche queste equazioni banali, ma non dovete preoccuparvi, perché io ogni tanto vi dimentico e mi devo ricordare come si fa a risolvere queste equazioni. Questa particolare semplice equazione semplice, per esempio, si risolve per separazione delle variabili. Le due variabili quali sono? Sono x e sono h. Porto tutta la variabile x al primo membro e la variabile h al secondo membro. Allora ho q di x su x uguale a 2π greco kh su dh, e poi cosa faccio? Lo integro. Come lo integro? Integro a sinistra tra un x con 0 e un x generico, o se preferite tra un r con 0 e un r generico, che sono r con 0, per esempio, potrebbe essere la superficie del pozzo, ed r è una distanza generica dal pozzo. Dx su x ha come primitiva logaritmo di x, quindi la prima integrazione mi dice che è logaritmo di r meno logaritmo di r con 0, cioè r con 0 ed r sono i due estremi. Al secondo membro invece ho 2π greco k, sono delle costanti, quindi non entra nell'integrale. Ho l'integrale tra di h e dh, di che cosa? Di h0, da h0 ad un h generico. H su h è un mezzo, no, 2h su h è esattamente h al quadrato, la primitiva. Primitiva che ovviamente è il nome della funzione che è derivata, vi dà l'integrando. Chissà perché la chiamiamo primitiva. E in effetti un mio amico, diciamo alto artesino, dice che lui non riusciva ad analisi 1, non riusciva a capire cos'erano queste primitive, anche perché non afferrava il senso della cosa. Ecco, comunque il risultato è pi greco k h al quadrato meno h con 0 al quadrato. Cosa possiamo fare di questa formula? Beh, per esempio la possiamo, se il nostro problema era quello di determinare il livello dell'abbassamento della falda, questa è una formula che ci dà l'andamento di h, quindi la superficie della falda freatica, al variare di r. Quindi è una formula che va come la radice del logaritmo di r, grosso modo. In realtà poi bisogna andare a vedere che cosa c'è dentro in questa formula. Per esempio, l'h con 0 lo conosciamo? Sì, beh, l'h con 0 lo potremmo conoscerlo, perché per esempio noi facciamo partire una pompa e h con 0 è il livello dell'acqua dentro la pompa. E va bene, su questo sono d'accordo. Q, beh, io faccio partire la pompa, alla fine della pompa ci metto un misuratore di portata e Q la misuro. Bene. Ma K, R ed R con 0 li misuro pure, perché sono distanze, è la mia coordinata, quindi la misuro. Quindi questa R e R con 0 potrebbero essere l'incognita del mio problema. Cioè, non incognita, la scissa del mio problema. Il problema può essere che io non conosca K, per esempio. Quant'è K? Io finora vi ho detto, nell'esperimento di Darcy va così, però per esempio nelle due serie di esperimenti diversi K è diverso. Quindi io come faccio a sapere qual è la K di un acquifero? Beh, potrei per esempio andare a misurare H in una certa posizione facendo un piezometro, cioè un buco, azionare la pompa, vedere dopo, lasciando rilassare il sistema, misurare
quanto è alto H, in questo caso faccio un po' di prove e mi determino, invertendo questa equazione per K, mi determino quella che è la producibilità idraulica dell'ambifero. Cioè posso andare a risolvere questa formula invece che per H, per K. Non è così generalmente che si fa la misura di K, si fanno delle altre prove che si chiamano prove di pompaggio. Però il senso è quello che vi ho detto io, con due misure di H e due misure di distanza, potrei, sapendo la portata, potrei avere un'idea di cos'è la K, la conducibilità idraulica del mio acquifero. Cosa succede invece in una falda artesiana? La falda artesiana è un po' diversa perché l'acqua sta tutta confinata in uno strato di spessore E. Dentro, tra i due strati che vedete disegnati lì, mentre il livello dell'acqua nel pozzo, come vedete, è più alto, ma questo di nuovo non rappresenta il carico piezometrico, che in questo caso è stato chiamato Xi. Rappresenta il carico piezometrico a livello del pozzo, che è più alto del livello della falda artesiana da cui vado a pescare, ma più basso del livello del carico piezometrico ad una certa distanza dal pozzo. Anche qui posso chiedere quanto è l'abbassamento del TAC. Posso fare lo stesso ragionamento di prima, dove però adesso lo spessore dell'acquifero non è più H, ma è E, è fissato dal vincolo geologico. E i due strati che mi tengono la mia falda artesiana costretta fra due livelli successivi. Si chiama spessore o potenza dell'acquifero. E il gradiente piezometrico qui è stato chiamato Xi in funzione, noi i nomi li possiamo dare a questo punto per il paperino come vogliamo, perché poi sappiamo a che cosa ci riferiamo. Qui il carico idraulico abbiamo chiamato Xi. Di nuovo questa è un'equazione differenziale alle derivate parziali. Sto sempre considerando un evento stazionario e la posso risolvere con il metodo di prima, cioè per separazione delle variabili. Metto la x da una parte, allora l'integrale di Q. Qui l'ho fatto l'integrale, sia pure, sì, qui l'ho fatto a differenza di prima dove non l'avevo proprio fatto esplicitamente, ve l'ho dovuto raccontare a parole. Qui l'integrale c'è da R, prima l'avevo chiamato R0 ma non cambia, da R piccolo ad R grande. E qui da H1 ad H2, evidentemente H1 è l'altezza della falda, la distanza R piccolo, e H2 è l'altezza della falda, non della falda, del carico piezometrico a distanza H2. E qui vedete c'è una differenza sostanziale perché l'integrale tra H1 ed H2 di Xi non è più H quadro 2 meno H quadro 1, ma è H2 meno H1. Visto che questa parte che compare, che è anche K, probabile che qui mi sia dimenticato un K, in queste formule manca un K. Ok, okay, c'è un K, è 2pi greco x K e. Ok, qui c'è ancora, e qui Zac magia è sparito, c'è un K. In questo caso il prodotto K per E di un acquifero confinato viene chiamato, ma in generale il prodotto K della conducibilità idraulica per uno spessore opportuno, che naturalmente deve avere un significato proprio, si chiama trasmissività idraulica. K che dimensioni ha? Vi siete mai chiesti finora K che dimensioni ha? Allora, K è il flusso è metri al secondo. Poi ho, questo è uguale a K per dH su dxi. dH su dxi è come H, no scusate, dH
su di x, h le dimensioni di una lunghezza, x le dimensioni di una lunghezza, quindi è lunghezza su lunghezza adimensionale. Quindi k ha le stesse dimensioni del flusso, perché flusso uguale k per dh su dxi, dove il termine del gradiente è adimensionale. Quindi k ha le dimensioni di una velocità, metri al secondo. E quindi la trasmissività, che qua è metri al secondo per e, che è misurata in metri, è metri quadri al secondo. E anche qui, come prima, posso risolvere, per esempio, per H2, in questo caso pensando di ottenere l'altezza della falda in funzione delle altre variabili. La verità è che questo lo posso fare nelle condizioni normali di funzionamento una volta che io sia andato a determinare qual è la trasmissività del mio acquifero. E questo generalmente non l'ho ancora fatto. Quanto vera è questa equazione qua? Beh, un'osservazione che possiamo fare è dire, beh, asintoticamente per R tendente all'infinito come va? Come vanno queste formule? Per R che tende all'infinito, queste formule vanno all'infinito. Quindi questo significa che questa condizione di stazionarietà che io ho considerato per risolvere la mia equazione non è propriamente mai verificata. Se no, ad un certo momento molto distante avrei una falla che riappare in superficie. O comunque, diciamo, nei problemi reali, qui quello che ho comunque risolto, qui è un problema matematico, diciamo, omogeneo, in cui ho un piano base in cui impermeabile, sopra ci costruisco la mia falda e poi ho un piano di terreno e di suolo omogenei per una distanza indefinita, tutti omogenei, tutti uguali. Quelli che invece succede in natura, basta che guardiate fuori dalla finestra, nella valle dell'Agno c'è un grande acquifero, intorno ci sono le montagne, cambiano le condizioni geologiche, quindi queste condizioni di omogeneità non ci sono e le condizioni del contorno variano da punto a punto. Per cui questa rimane comunque una soluzione che si deve considerare in un ambito molto limitato. Come avevo detto prima, tutto si può invertire per K, per esempio qui si può invertire per T. Allora posso misurare i livelli due pozzi, questa si chiama soluzione di Thiem ottenuta nel 1935, mi pare, in cui qui posso determinare la trasmissività invertendo la formula con due pozzi, oppure posso determinare la conducibilità dell'acquifero freatico. Questo ve l'avevo già anche detto prima, in teoria bastano due misure. In generale che cosa posso fare? Posso andare a valutare qual è. Le prove che faccio per misurare sono un attimo più complesse di queste di Thiem, normalmente. Tutta una serie di cose che si chiama prove di pompaggio. Queste prove di pompaggio normalmente sono il patrimonio culturale di molti geologi. Quindi, di solito ci sono anche ditte specializzate che fanno queste cose. Un ingegnere come voi deve sapere comunque che esistono queste prove di pompaggio e che le proprietà dell'acquifero vanno misurate attraverso prove di pompaggio. In questo grafico che vedete rappresentato, che cosa è rappresentato? In realtà è rappresentata la portata Q in ordinate in funzione dell'abbassamento delta che si viene a verificare. Molto spesso dal punto di vista logico dovrebbe essere rovesciato questo grafico, perché voi imponete il pompaggio, cioè l'ordinata, e ottenete l'abbassamento. Come vedete, a parità di portata, un pozzo artesiano ha un abbassamento minore di un pozzo freatico. Una soluzione realistica, vi ho detto, queste soluzioni che io ho rappresentato sono soluzioni in condizioni asintotiche, cioè molto omogenee, e condizioni
funzioni anche stazionarie o quasi stazionarie. L'interazione pozzo-acquifero in generale invece è una cosa più complessa. Qui vedete per esempio che il mio piano non è più orizzontale, è inclinato. Quindi la mia falda lentamente scivola dove? Da destra verso sinistra, in questo caso, secondo la forza di gravità. L'acqua, come qualsiasi altro corpo, è tirata in giù dalla gravità. Quindi, se noi avessimo un pozzo in un piano, avremmo tutte le linee di corrente che vanno dentro sul pozzo in maniera simmetrica, tutte intorno al pozzo. Invece qui le vedete deformate. E ci sono delle linee di corrente che addirittura non vengono intercettate dal pozzo, ma il pozzo ha una sua area di influenza che è disegnata in questo caso dalla parte tratteggiata. Quali sono le equazioni che regolano? Beh, quindi queste sono le condizioni generali, quindi anche non quelle simmetriche. Per vedere realmente come si comporta il pozzo bisogna fare delle prove di pompaggio. Prove di pompaggio, questa è quello che propone la linea guida della provincia di Bolzano. Vedete, ci sono per ogni tipologia di acquifero uno dovrebbe imporre delle prove di pompaggio diverse. In particolare vi vengono distinti tre tipi di acquifero: confinato, libero, che vorrebbe dire non confinato, e una categoria in mezzo, semiconfinato, che sono quegli acquiferi che possono essere confinati, si trovano tra due strati tra virgolette impermeabili, ma non c'è abbastanza acqua per riempire tutto il tubo di flusso, chiamiamola così. In questo caso ci sono delle modalità differenti e ci sono delle metodologie differenti per fare le prove di pompaggio che sono state codificate sin dagli anni, da un secolo fa praticamente. Non guardate la variabile, cosa è scritto nella tabella di destra, perché le variabili che compaiono nella tabella di destra sono quelle che adesso vado in qualche modo a scrivervi. Il caso semplificato, per esempio, di un pozzo circolare di quel tipo è regolato da un'equazione che adesso non si vede bene, ma che voi vedete nelle slide che avete in mano. A sinistra dell'equazione che si vede nella lavagna c'è scritto S diviso T, dove S, T ve l'ho già introdotta, è la trasmissività del mezzo. S invece è una nuova variabile che compare, che si chiama immagazzinamento specifico. Che cosa succede? Noi abbiamo trattato il nostro mezzo come se fosse un mezzo rigido. Voi non ne siete neanche accorti in tutta questa disamina che ho fatto oggi, ma S, cioè il mezzo, cioè io ho un mezzo rigido indistruttibile con dei pori attraverso il quale passa dell'acqua. Vale la legge di Darcy. Cosa succede quando lo saturo però il mezzo? Il mezzo in realtà non si comporta più, l'acqua è praticamente incomprimibile. Quello che succede è che il mezzo però incomprimibile non è elastico. Questa elasticità del mezzo si traduce nei fatti di un piccolo incremento della porosità del mezzo medesimo, quindi il mezzo può immagazzinare più acqua e poi, essendo elastico, questa forza elastica può anche spingere fuori l'acqua con una certa forza. Il modo in cui questo viene trattato nelle equazioni, introducendo questa quantità che si chiama immagazzinamento specifico, questa S, che compare nelle vostre slide ma appunto non si vede perché è fuori da oggi il nostro proiettore ha deciso di fare le pinze, di proiettare tutto a destra, e S sarebbe definito come la variazione di volume di acqua per variazione unitaria del carico del prodotto su dea. Su DH per unità di area. Quell'equazione là ha un vantaggio, in questo caso, seppure essendo un'equazione che in questo caso dipende dal tempo, cioè non è più stazionario il nostro sistema, è comunque sempre una simmetria semplice, simmetria circolare, e si riesce a risolvere.
come si riesce a risolvere? In particolare si riesce a risolvere determinando l'abbassamento, che qui è chiamato delta di t in funzione del tempo. Questo è l'h di 0 meno h di t, deve essere necessariamente il contrario, ed è uguale a questa funzione che vedete scritto qua, la soluzione. Q è la portata emuta dalla pompa, 4π greco lo sappiamo che cos'è, T è la trasmissività, e V di U è una certa funzione che per molto tempo è stata chiamata funzione di pozzo, dove U è un'espressione monomia abbastanza complessa, cioè è R quadro che è la distanza, S che è immagazzinamento specifico, T che è la trasmissività idraulica e T piccolo che è il tempo. Ma V doppio poi è una funzione particolare che è data attraverso l'integrale che è conosciuto come, in matematica è conosciuto come exponential integral, perché non si integra con l'integrale lì. Però si può approssimare quanto si vuole. E quindi noi assumiamo di conoscerlo quella funzione, come il seno e il coseno. Se io chiedo a ciascuno di voi qual è il coseno di 27,5 gradi, ditemelo subito dire. Così, neanche calcolare. Lo dovete, lo calcolate con la calcolatrice, la quale a sua volta usa un metodo di approssimazione numerica. Lo stesso vale per questo integrale. Chiamiamo questa funzione funzione di pozzo e facciamo finta di saperla. Allora qui la situazione è un po' più complessa perché abbiamo varie variabili, S che non conosciamo, T che non conosciamo, il T piccolo è il tempo, quindi noi possiamo fare variare il tempo, questo lo possiamo variare e misurare, il Q lo possiamo misurare. Nell'ambito delle prove che sono qui elencate riusciamo quindi alla fine a dare le caratteristiche dell'acquifero e determinare T ed S, facendo varie prove di lunghezza diversa nel tempo e così via. Dobbiamo unirci di un cronometro, di una serie di fonti piezometrici e di tutta la strumentazione necessaria, del misuratore di portata ovviamente. Sì, ci sono queste misure di portata sono in genere normate, per cui uno le fa in un certo modo, poi applica delle tabelle per risolvere per esempio questa equazione, oppure una delle altre equazioni che sono state ottenute qui, perché questa che vedete è solo una metodologia, vedete ci sono diversi casi di analisi. Può anche succedere che uno non sappia per esempio se l'acquifero è confinato o non è confinato, ma certamente può tracciare due curve teoriche come quella che vedete sopra un acquifero confinato, sotto un acquifero libero, l'acquifero reale sta a una curva in, se ha una curva in mezzo si deduce che l'acquifero ideale che si abbassa con una curva particolare diversa dalle curve estreme è un acquifero semiconfinato. Pausa. Ok. Messo un po', non faccio 3 ore di teoria oggi e poi 4:30 fra un po' arriva il mio socio. Scusi un attimo. Un buio. Non so se la maneggio. Non c'è il piano, non